Ricky J Radio Show. Madonna. Il meglio e il peggio. Basta, non ne posso più. C'è Ricky J Radio Show. Su Radio Sepi 30. Fratelli e sorelle, buonasera. Ricky J Radio Show. Il meglio su Radio SP30. Piccoli assaggi del programma. Ok, quindi tutto furato stasera. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica. Un uomo non si addomestica. Le corde mi suonano forte, la molla è carica. L'hai andato veramente, volevo vedere se era pronto. Vuoi cantare la canzone dei Pooh, Marco? Non lo so. Un'altra, non la so. Un'altra canzone che ti piace cantare anche sotto la doccia, oppure qualche cosa da dire tu, qualche progetto, mi dicevi. Ma adesso ho un piccolo progettino in mente, che un mio amico, visto che è un mio amico, ha fatto quest'album di solo canzoni al pianoforte, sono 7 canzoni, e io gli ho scritto che avevo in mente di scrivere una parte cantata sulla sua musica. Okay. E ha detto che lui ha accettato, mi ha detto che è una cosa bellissima e nel caso potremmo anche trovarci qualche volta e fare dei pezzi insieme. Ah, figo, mette la parte musicale e la parte... Sì, esatto. Ti piace scrivere in generale? Sì, sono anche... scrivo molte poesie, qualsiasi cosa. Non ci hai portato neanche una poesia? Così sui due piedi non mi è venuto in mente. Scusa, la perla di saggezza. La perla di saggezza la facevi tu oggi. Oggi ho parlato della follia di Einstein. Non so. Ciao, qua ci salutano. È sempre la Daniela, se c'è qualcun altro ci scrivete, anche il numero di WhatsApp se volete segnarvelo, ve lo ripeto, 393-836-1771. Quindi sei forte anche con la scrittura. Vabbè, ti auguriamo di diventare il futuro mogol. Proprio il massimo, t'ho detto, eh. Posso? Quindi, vai. Togli la. Sì, hai. Toglila. Oh, non facciamo polemica come al solito stasera Italia su Rete 4, eh. Sennò poi esce. Poi arriva Mario Giordano, quello di Fuori dal Coro. E allora basta! È lui, eh? Basta! Ma allora dove vogliamo andare avanti? Scusa, Ricky, sì. Ma è quello che ha la faccia strana, che sembra un maschio. Sì, un alieno! Sono io che vado davanti alla telecamera e parlo così, basta! E poi la voce è per quello che va via. Right here, right now. Eccola, Greta Thunberg. Now. Snack, piccoli assaggi del programma. Altissima sta base. Benvenuti al Ricky News 24. Scienza, entomologo rivela, le api anziane osservano le api operaie mentre costruiscono l'alveare. Cantiere. Cantiere. Appassionato di yoga fa il saluto al sole, ma il sole lo manda a cagare. In vendita lo yogurt prodotto con il latte alle ginocchia causato dai discorsi dei politici. Ultima ora, cinese ucciso a coltellate, è giallo. Notizia vera, questa è vera, eh? Non è vera. Ambulanza si ribalta, ferito il ferito. L'ho trovata su una copertina, su una prima pagina. Notizie, cartello appeso nel reparto ortofrutta di un supermercato, si prega di non bussare ai... Aspetta che mi viene a ridere. Scusa, cartello appeso nel reparto ortofrutta di un supermercato si prega di non bussare ai cocomeri, tanto non rispondono. Perché per vedere se era maturo, bussi sopra così. Quelli allora, che abbiamo noi non sono maturi, Ricky. Allora, i nostri cervelli no. Nostri no. No, non ce la fanno. Nuovo programma TV con una bolletta gigante in studio, sarà il titolo C'è bolletta per te. Ci sarà da piangere aprendo la bolletta, da piangere in tutti i sensi. Scienza e cucina, scoperto il metodo per capire se il pesce è fresco quando si acquista, basta guardare il giornale con cui è stato incartato di che giorno è. Bene. Ultim'ora.
Dalla società Autostrade, grave incidente d'auto, perde il braccio destro, la polizia indaga sul sinistro. Arriva dopo. Arriva un attimo dopo, ma arriva. Sono... Bambino si sbuccia ginocchio e se lo mangia. Semplicemente la Fabriano presenta un nuovo spot pubblicitario, testimonia il cantante Marco Carta. Il meglio. I saluti di due regine degli anni 90, Natalie Hart dei Sound Lover e Kim Lucas. Dal Mi Dance, ciao, facciamo sentire il saluto alle nostre Natalie dei Sound Lovers e io sono Kim Lucas. Un saluto a tutti gli ascoltatori di SP30 con Ricky J. Questo è il grande Ricky J. Ciao. Bene, bravo. Grazie a voi. Dove sei, in studio o sei a casa? Sono in studio, sì, sono in studio. Ah, grandissimo. Ci avrei giurato. Sempre è sotto sempre i ferri lui, eh. Sì, è sempre a lavorare. Sempre sotto la URA. Stanno vista della consulenza. Sto finendo un paio di lavori. Allora, bravissimo. Raccontiamo al nostro pubblico chi abbiamo al telefono. Allora, il nome d'arte è Andri J, suo vero nome è Andrea Vanalli, di origine di Bergamo. Sì, è a Bergamo il tuo studio, giusto? No. Sì. Sì o no? Sì, sì. Ah, ok. Ok. Lui è un DJ, produttore, remixer, esegue mashup e ha pubblicato diversi brani. Su Instagram lo trovate con Andri J trattino basso music, il suo tanto seguito Instagram. Almeno noi siamo super fan, anche Samuele che non c'è adesso con noi, Marco. Ti saluta tanto Samuele. È Capitano 97. Capitano 97, chi vuoi, certo, che sia. Certo, è lui. Chi vuoi che sia. Allora, Andri, quindi sei in studio. Cosa stai facendo? Cosa stai architettando? Se ce lo puoi dire. Guarda, molto, molto semplicemente sto finendo un paio di video da pubblicare sul mio nuovo account di TikTok. Ah, oh, TikTok. È vero che c'è anche TikTok. TikTok è diventato... Perché ho giusto appunto ho finito un paio di lavori e volevo farli ascoltare lì nei prossimi giorni. Ho capito, quindi andava a tempo con lo blow della lavatrice sul disco che andava, sembrava che mixava con la console che era sopra la lavatrice, cioè, la Pioneer era appoggiata sopra. Ok. Noi sappiamo che nei tuoi tanti mashup e dischi che hai prodotto, tra i più importanti c'è Your Body, c'è Boss Shit, c'è Lost My Mind, e tra poco suoneremo, abbiamo scelto di suonare One Life, il featuring, sì, con Jack Mazzoni. Jack Mazzoni, sì, sì. Ecco, che è il tuo collega amico, penso, giusto? Sì, assolutamente. Ecco, qual è il brano al quale sei più legato, non dei mashup ma dei tuoi inediti o con le tue collaborazioni? Al quale sono più legato? Sì. Forse Raining. Perché bello. È davvero. Ho davvero messo tutto quello che volevo mettere in quel brano. Completamente personale come idee. Ah, ok. Parte totalmente da te. Sì, no, ma proprio a livello di idee non ho seguito nessun tipo di schema o di logica per cercare di farlo in modo che funzionasse. Ok, senza nessun cliché. L'ho creato per solo gusto mio creativo. Bene, 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 bene. Ma ascolta un attimo, tu da quanti anni fai questo mestiere? Cioè, quando hai iniziato? Giovanissimo? Allora, ho iniziato come mestiere... Non ero piccolo, ovviamente, ma a smanettare i tempi, ecco, col computer e con la musica dall'età di 10 anni mi divertivo. In cameretta, quindi, giusto, sì. giusto, come facciamo un po' tutti. Sì. Ma quindi preferisci la dimensione studio a casa oppure nei locali, cioè davanti al pubblico in console? Domanda così. Ma tutte e due. Tutte e due, beh. Mi trovo a lavorare di più come produttore negli studi, però... La cosa bella è che quando suono mi posso permettere di suonare tutta roba mia e quindi non posso che divertirmi. We only got one now.
Baby, I can guarantee you will never been with the scene of girl that's quite like me. I know that what I see is what I want, and you can be the guy. That's right, we only got one life. We only got one life. We only got one life. Snack, piccoli assaggi del programma. Quindi seratone in arrivo, eh? Attenzione. Si possono fare gli auguri in anticipo per la laurea o portano? Non lo so se portano male. Vabbè, facciamoti come un applauso. Grazie, così. Grazie. Allora, ti facciamo cantare adesso, perché sono arrivati mille messaggi che dicono fate cantare Anna, vogliamo sentire la sua musica live. Adesso, sua, adesso. Va bene, accontentiamoli, okay. Dai. E allora, live... Adesso vi facciamo sentire questo pezzo che tra l'altro è di Cristina Aguilera, giusto? No, sometimes I get a good feeling, yeah. No, I get a feeling that I never, never, never had before, no, no. And no, gonna tell you right now that I believe, I really do believe that. Bye. Someone's got a hold on me, yeah. Oh, must be love, oh no. Someone's got a hold on me right now, child. Oh, must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about it seems to have changed. Step by step, I'm gonna bring you walk. It was so sweet when I talk. I say, oh, no, no, no. I said, baby, no, must be love. Must be love. Let me tell you now, someone's got a hold on me, yeah. Oh, must be love. No, no, no. Let me tell you now, I'll never feel like this before. Someone's got a hold on me, I won't let go. Believe I'd die if I only could. I sure feel strange, but I sure feel good. I say, oh, no, no, no. I said, baby, no, must be love. Ricky J Radio ed SP30 per avermi ascoltata. Grazie. Brava mille Anna, a tutti. Complimenti Anna. Complimenti, sempre una voce bravissima. Che spacca, che spacca. Fantastica. E beh, non per niente abbiamo questa amica cantante, la vostra cantante personale. Ah, unica. Nostra cantante personale. Questo giovedì sera tutto speciale con l'ospite che è Nicoletta Pedrini. Ribuonasera. Questa qua è la presentazione. Tipo sarei Nicoletta Pedrini. Canta, dirige l'orchestra Paolo Sala. Allora, sono un po' scemo, lo so. Sono fatto così, l'altra mi disegna, scrive Nicoletta. Nicoletta viene, dicevamo, da vicino Brescia, sei del 92, di solito delle femmine non si dice così l'età, pare. Però voglio dirlo perché è una bellissima ragazza, Nicoletta, qui per farci sentire i suoi pezzi, i suoi brani, chiaramente. Tra poco sentirete il singolo precedente, poi sentiremo il singolo nuovo, quindi sovvestiamo un po' le carte, fresco di stampa. Hai iniziato giovanissima, penso, a cantare. Sì, quando ero piccola avevo il microfono già in mano davanti alla televisione. Mi sembra qualcuno qua, eh? Sì. Il microfono più grande di me, però. E cantavi. Ho iniziato fin da piccola, addirittura con le sigle dei cartoni. Ma che è stata? È stata una passione trasmessa dalla famiglia, è una cosa che parte proprio da te? Sì, sicuramente la famiglia ha inciso tantissimo, perché mio papà era un DJ, appunto. Ah, allora sei nella trappola qui, sei nella trappola.
la mia mamma è una fanatica ascoltatrice della musica italiana, quindi grande sostenitrice, quindi in casa mia viveva musica, la musica, musica. Sempre. Respirava sempre musica. Musica. E quando hai deciso di metterti a studiare canto, perché immagino che hai iniziato così, no? Sì, 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 ho iniziato, ci sono stati diversi step nel mio percorso, ho studiato da tanti insegnanti, compresa la mia insegnante precedente, che saluto e ringrazio, perché la passione per la musica me l'ha insegnata un po' lei, quindi le devo molto. C'è stata in un periodo molto duro della mia vita e la musica insieme a lei ci sono state, quindi saluto Sabrina. La Sabrina, ciao, ciao, non so ciao, se ciao, ci ciao. Sta ascoltando, però insomma magari avrà modo di riascoltarci in podcast. Sicuramente. E sentire la e sua. Quindi nulla, dopodiché per un periodo appunto un po' difficile ho dovuto smettere gli studi, quindi ho continuato comunque a vivere un po' nel mio angolino comunque della musica. Dalla musica. Sì. Fino a che ho incontrato ad un contest la mia attuale vocal coach Dariana. Okay. Quindi è quel mix che ti aiuta ad andare avanti, ti dà la spinta per dare sempre di più comunque. E anche se il nostro incontro è stato abbastanza brusco. Okay. Cioè, ma tipo Amici o X Factor, che Coach Lee, cioè tipo Rudy Zerbi, che è uno stronzo, cioè diciamo tranquilla. Che poi non è neanche coach, tra l'altro. Salute. Sì, ma tanto. No, guarda, io. Mio amico Rudy. Io quello lì è un percorso che lascio aperto, però non è nelle mie priorità ora. Certo. Essendo io cantautrice, comunque sento di appartenere a un'altra strada più che davvero mi faceva esprimere al 100%. E quindi dopo quell'incontro con Dariana appunto si è aperto un po' il mondo, c'è stata questa svolta, quindi ho iniziato a studiare strumenti, pianoforte, chitarra, composizione, scrittura. Passano tutti da lì, complimenti. Bisogna sempre studiare, assolutamente. Sempre sacrificio, sì, e impegno. Sì. Quindi adesso ascoltiamo il sindaco. Sono emozionato oggi perché sindaco di Gudo, lo salutiamo sempre. Il singolo precedente, che era Oasi, con Nicoletta Pedrini. Intanto salutiamo anche Giovanna Maria Donati. Ciao Niki, sei il top, tutti con te. Ciao Niki, ti saluto. Ricky, Niki, dai, Niki, ci può confondere. Facciamo un programma insieme. Caccio Marco, facciamo un programma Ricky Niki. Via. Scusa Marco, ma sai, rimpiazzato. Sentiamo il pezzo di Nicoletta Pedrini, che oggi ospite, che si intitola Oasi. Me ora ho trovato la mia favola da Cenerentola, la mia nuova America. Non parlarmi, non toccarmi, altrimenti qui si fanno danni. Qui c'è crisi da anni, tu mi lanci inganni. Non guardarmi, non spogliarmi con gli occhi. Non siamo soli, fuggiamo. Parlarmi, puoi toccarmi, prepariamo bene i nostri danni. C'è un deserto a tratti, ma muovo rapido i passi. Puoi guardarmi, puoi spogliarmi con gli occhi. Siamo soli, dai, fuggiamo.
Ricky J Radio Show su Radio SP30. Snack, piccoli assaggi del programma. Cos'è Ricky J Radio Show? È un programma dove si parla di dance, ci sono delle news, ci sono delle rubriche, a volte ospiti, naturalmente c'è il DJ set live, ci sono le nostre chiacchiere, la nostra simpatia. Allora, dove si può ascoltarci? Su Radio SP30, su quale applicazioni? Allora, se volete potete scaricarvi sul vostro smartphone, senti come parlo bene, smartphone. Bello, eh? L'app inglese? Di Spreaker. Quanto avevi in allora, in inglese avevo 4, però poi No. Ho corteggiato la professoressa, che non mi ricordo anche il nome, ma non lo dico. Lecchino. E poi ho avuto 7. Allora, 7, 8, 9. Ricordiamo la battuta di settimana scorsa, il DJ 7, 8, 9. Quella è una battuta di Marco che merita la risata della donna, guarda. Allora, stavo dicendo, l'app per ascoltarci, Spreaker.com, cercate Radio SP30 o collegatevi al sito www.radiosp30.xyz, 90 eccetera. Quindi facciamo un viaggio, se sei pronto, vai, dalla regia col collegamento indietro nel tempo. Io sono sempre pronto io. Allora andiamo indietro nel tempo. Vediamo un po'. Gusto forte. Perché piace a tutti? Perché partiamo con un po' di televisione. Gusti, tutti insieme. A lei piace la ciliegia. Sì. C'è il maggiordomo qua. Faticoso dare la cera. Un'altra. Non per me. Io uso Tot Giallo. Tot la giallo. Cera morbida. Tot Giallo si stende facilmente e si lucida in un attimo. Cioè, senti come erano istituzionali le pubblicità. Tot Giallo, così lucido, così facile. In un tot. Cioè, Roventa. Questa è famosa. Potenza. Questa la so anch'io. Un acciaio inox super lucido. Inox super lucido. Siamo negli anni 90. Super scorrevole. Con tutta stiamo guardando la un po' di televisione alla radio. O zapping stiamo facendo. Zapping. Nuovo sì. Roventa. Roventa. Per chi non si accontenta. Vabbè, questo è. Mangiamo qualcosa. Anche qua le famiglia perfetta della Kinder. Da quando c'è Kinder cereale. La polvere abbiamo dato senza dire. E poi la polvere, aspirapolvere. Sentiamo cosa ne pensa. È venuto tutto benissimo. Quasi bianchissimo, anche mia mamma, lei che usava sempre. Sentivano la polvere, il commento nel supermercato sono... delle casalinghe. Questa dove è andata questa qua? Sulla Rai. No, questo me lo tengo io. Nuovo Dash Ultra Liquid. Sì. No, dico alla signora che stava parlando. Giallo, così lucido, così facile. Come non è lucido e fa proprio to sporco. Sentite questa, capolavoro. Amaro Montenegro ha un sapore. Un sapore che non ti sbaglia. Famosa questa, sapete tutti. Eccolo. Sapore vero. Sono quei classici. L'Alfa 155. La macchina. Ha vinto il campionato tedesco turismo 93. 93. Ed io ho ancora più voglia di guidarla. Ed è sicuro che vi aspettiamo pure. Sentite qua, andiamo nel DJ Time. Programma di Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso, Radio DJ. Ciao a tutti. Tutti jingle. Ciao a tutti. Tutte le messi. Ciao, ciao, ciao. Sentiamone un po'. Arrivederci. Questo ti tira giù questo. Piaci. Quando la cosa piaceva. Non c'era Facebook o like. Ma mettevi piaci. Basta. Yo. Buon ritmo. Senti questa. Le teste si muovono a tempo. La cabeza continua a muoversi. In spagnolo. E le tête continuano a bougere. Canavacciuolo. You siete pronti? Questa me la metti tu ogni viene tanto. Usata sempre da tutti i DJ ormai. Ecco qua Albertino, sentiamolo, da DJ Time anni 90. No. Con sua figlia. Ma Albertino c'ha una figlia? Sì. Ormai ha 20 anni, mi sembra, 18, insomma. È giustissimo. È bellissimo. Che carino. Eccola. E tra le 17 canzoni c'è per esempio. Eccolo qua, Albertino. Sì. No, questa non c'è perché è vecchia. Dine un'altra, cantane un'altra a caso, vai. Cosa devo fare? Mi si sacca la voce, se no. Che carina. Cosa è successo? Era il DJ Time. Adesso cambiamo. Andiamo nei telefilm. Beverly Hills 90210. Bello. I ragazzi americani che si innamorava. Io ero innamorato di Kelly, quella bionda. Solo quella mi ricordo. Gli altri cancellati. Sentiamo un pezzo, vai. Un po' di sigletta. Erano tutti teen idol. Cambiamo. Qua siamo sulle spiagge della California. Baywatch. Bello questo, Baywatch. L'ho visto anch'io questo.
Mitch Buchanan, il capo di Bagnini. Sono giovane, ma l'ho visto anch'io. Pamela Anderson, naturalmente. Solo quello, guarda. I suoi salvagenti rossi. Correre sulla spiaggia a rallenti, con l'effetto degli schizzi delle onde. Prova a farlo te, Ricky. La mia panza. Tutti i protagonisti che corrono sulla spiaggia. Molto emozionato, lo seguivo sempre. Alle 17.30 su Italia 1. Andate avanti per anni, 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 eh. Ancora lo fanno in estate. Attenzione, bello questo. Willy, come la mia vita cambiata, capa volta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con Principe di Bel Air. Senti com'è vecchia. Il super fico di Bel Air. Qua cambiamo. Fiorello, Sanremo. Pilastro, eh. Un pilastro degli anni 90. Poi finalmente tu ti attardi sotto casa. Era super emozionato a Sanremo con il codino. L'unica volta che partecipò al festival in gara, poi è andato ospite tante volte. Gli occhi tuoi, Ricky. Gli occhi miei, tuoi. Pilastro degli anni 90, Fiorello. Adesso Marco se n'è andato, sei tu, DJ Marco a caso. Esatto, via. Cuscino. Solitudine. Allora, perché ha messo Fiorello e la Pausini? Perché sono due personaggi che hanno fatto la storia degli anni 90 nel territorio italiano. Fiorello con il suo karaoke, poi ne parleremo, e la Pausini perché è stata lanciata da Pippo Baudo, che prima Paolo lo imitava. Pippo Baudo, t'ho inventato, è stata lanciata a Sanremo, mi sembra nel 95, comunque a metà degli anni 90, ed è una star internazionale, made in Italy, eh. È partita proprio negli anni 90, chissà quindi... perché è italiano. T'ho inventato a te, t'ho messo qui alla radio a fare la... In verità la house non è mai sparita del tutto, c'è sempre stata, in una forma o in un'altra. L'importante è capire che è un tipo di musica strutturale che sta alla base di tanti generi diversi. Ed è per questo che sembra sparire, ma in realtà poi torna sempre. La nuova generazione non ne sa molto di musica house, ma fra 3 o 4 anni ne vorrà sapere di più, e allora verranno a chiedere a noi DJ di suonare brani house. La house si può definire come l'incarnazione di ogni genere musicale. Credo di divertirmi proprio perché so cosa vuol dire essere uno del pubblico. So cosa vuol dire stare in fila fuori dal locale per ore e magari non avere la possibilità di entrare. So cosa vuol dire quando ti si rompe la macchina o te la rubano o quando non hai soldi per pagarti il biglietto. Ma quando entravo nel club ero davvero felice e onorato di avere questa possibilità. Ecco perché non tratto il pubblico come fossero clienti. Io mi sento come uno di loro. Sono già in diretta? Oddio. Ciao ragazzi, qua la vostra Rubia che vi parla. Sono qua per fare un super saluto a quei bocconcini di Ricky J Show su Radio SP30. Mi raccomando, seguite questi miei ragazzi che sono favolosi. Un bacio grande alla vostra Rubia. Ciao! 5, 4, 3, 2, 1, ignition, let's get started. 1, DJ play. Prodotta ieri sera fresca.
insieme, di Mercury in versione mashuppata da Marco con la cappella. Abbiamo ascoltato e ora si prosegue. Con le mani, sto facendo con le mani. Oh, 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 oh. Ogni giovedì sera alla macchina dei suoni DJ Marco a caso, DJ trattino basso Marco trattino basso a caso su Instagram. Quasi reggaeton. Pukip. Nel Mi Dance lunedì sera per portarvi nuovi suoni. Jay Vincenzino incontrato lunedì, la sua versione di Avicii. Wake me up, sveglia, sveglia. Oh yeah!
musica più forte passa da qui. She's crazy like a fool. Bonnie Ham, l'abbiamo sentito anche nel datato ma bello, qui è una versione club. E ritorna la Miracle Ball che gira. Ho vestito anche a tema, guarda. Bonolis la cantava tanto per cantare. Pavimento colorato che fa ritmo di musica e colori, tipico dei dance floor di quegli anni. WhatsApp 393 836 1771. Radio CP30, DJ Set Live, DJ Marco a caso. Arrivano le bombe, eh? Suona picchietta, picchietta sulla Denon. Suoni di alta qualità. Anche al governo balliamo nel DJ set con la macchina governativa. Due Di Maio, ci stiamo facendo un balletto. A prescindere. Analizza questa per lei. I
sp30.xyz, il sito ufficiale. Madonna, ma questo pezzo ha spaccato in questa versione poi da club ancora meglio. Tra capo e collo è arrivata questa. One. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Dormi. Siamo partiti col DJ set live di DJ Marco Caso, dedicato agli anni 90, Mixing Live. Passion. La nostra passione è farvi divertire.
volete commentare in chat su Spreaker o al 393-836-1771 WhatsApp, il vostro ricordo degli anni 90. DJ Marco a caso. Vai, 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 vai. Si ballicchia in studio. C'è aria vicina e panettone, non so perché. Daniela scrive, anni 90, matrimonio e poi sei arrivato tu. Eh sì, quanto amore, quante emozioni, la musica fa rivivere i momenti indimenticabili. Anche la taverna di casa mia, con mio fratello che faceva le feste, con i vinili e le cassettine naturalmente. Puntata speciale anni 90, Radio SP30. Radio SP30 XYZ è il sito. Gli autoscontri, questi pezzi da autoscontri, la musica da giostra. Giù col gettone, giù col gettone. Un altro giro, un'altra corsa. Bobo. Gli anni del Cocoricò, del Celofan, del Peter Pan, di Riccione, del Celebrità, di Trecate, c'è ancora, del Mediterraneo. Io qui in zona non so altre discoteche, scrivetecele in chat. Alla Kami dice che gli piacciono gli autoscontri, eh sì. Poi c'erano anche i calci in bip. Dragostea d'Impero.
Qua era rumeno, Siamo sul finire degli anni 90. Maya, oh. Poco dice allo salut. Pronti, eh? Allo salut. Sunt eu un haiduc. Haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește. Ma si inventano le parole in disco, eh? Allo, allo. Sunt eu Picasso. Și sunt voinic. Sì, sì, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea. A Top of the Pops su Italia 1. Allora sta mixando live DJ Marco Accaso questo appuntamento del tutto speciale anni 90 per voi. Sostanza resta questa. Pezzo pazzesco. Benny Benassi, Sadio Session, è quello che sta arrivando. Un altro maestro. La saletta anni 90 c'è sempre nel disco, eh? Stasera l'abbiamo creata qui. Queste frequenze web. Magari, anzi sicuramente, anche a Capodanno un po' di anni 90 ve li faremo ballare al Mum di Olgiate Olona. Io e Marco. The Jula Valanga. Quella là, eh? Ostriche e champagne. Tanti sample, tanti campioni sono stati ripresi dai DJ attuali. Proprio da questi anni. Per la serie non si butta via niente. Anche su Instagram @RickyJ_radio per sapere tutto il backstage del nostro programma e non solo, anche le nostre serate.
continua il viaggio. Già. Già. Ma dove vai? Tanto oramai sei mio. Faccio così. Passo di lì, ti prendo e ti porto via. Sei, sei. Ma dove vai? Vasco, questo era un pezzo più recente, ma naturalmente ci ha fatto cantare, emozionare, in quegli anni là. Passo di lì, ti prendo e ti porto via. Ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto, neanche per noi. Vedi amore così, come a chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai, quello che vuoi. Sei. Faccio così, passo di lì, vabbè. Ti prendo e ti porto via. On a bright day she passed away in the morning. It's a cruel way to take him away with no warning. He took her hands through every midnight hour. And then so qua si canta tutti insieme, eh? Sono in riempipista questi. Perché a un certo punto della serata, no? Uno è al bar o nella sala house, poi dice: aspetta che vado un attimo negli anni 90, va? Ti rilassi anche un po' le orecchie. Saluto agli amici della cassettina. Eh sì, la screccia. Vi salutiamo, ma prima chi c'è qui? E volevo salutare, sono il vostro vescovo di Roma, sono il vostro Papa Fra, e vi volevo benedire nel nome di Cristian Marchi, di Andri J, di Rudy J, di Carolina Marquez e di Albertino e di tutti quanti. Siete ragazzi giovani, continuate così, viva la musica! Abbiate fede, vogliatevi bene, buon pranzo e buona cena dal vostro Papa Fra. Arrivederci, ci sentiamo presto. Salve a tutti,